cari amici, ed eccoci ancora qui con un'altra puntata con il vaso di Pandora o l'incontro col nostro carissimo Ricci incazzato, che come al solito è sempre più incazzato. Allora vi ricordo che siete su Science Web TV e quindi se volete scriverci mandate un'email a info@science.com e invece per contattare direttamente il nostro amico Riccio incazzato mandate un'email a riccio.incazzato@science.com. Per quanto riguarda invece le trasmissioni sulla web radio The Rock Band History o i due compari, la trasmissione in diretta, ha mandato un'email a gianluca@science.com. Che hai fatto queste dovute presentazioni, possiamo senza indugio iniziare questa nuova ennesima puntata con il nostro amico Ricci incazzato, che speriamo la prossima volta di averlo proprio in diretta, ma mi raccomando seguiteci sempre di più, Perfetto, allora io non faccio altro che girare il tutto al nostro caro amico Ricci incazzato, che ci dirà cosa ci racconta e come ci farà incazzare questo venerdì, questo fine settimana per noi. Vai Alfredo! Ok, carissimi amici, siamo qui ricchi e spero numerosi per la nuova puntata del vaso di Pandora. Non è una puntata eclatante perché le notizie non sono molte, cioè ce ne sarebbero tante, ma come sapete io vado a spuntare quelle notizie più strane, più incazzate proprio, sempre più incazzate, insomma, quelle che fanno più incazzare il Riccio, anche se è un Riccio un po' giù di tono oggi, perché il caldo è talmente umido, che nel posto Riccio non sogna altro che un boschetto di betulle, un bel rigagnolo d'acqua fresca per bere e un desiderio veramente notevole di fare una bella pennichella, evitando proprio qualsiasi tipo di incazzatura, perché come sappiamo quando ci si arrabbia ci si accalora e ci si scalda ancora di più. Notizie comunque ce ne sono, alcune devo dire che sono molto divertenti. Tra le quali commenteremo anche la notizia del nuovo presidente dell'Istituto di Geofisica di Vulcanologia, anche se la notizia non è nuova perché ne ho scritto un pezzo, un piccolo editoriale che è stato messo sul mitico blog Soyuz Web Radio. .net. La prima notizia non è nuova, era rimasta fuori dalla scorsa settimana e la possiamo chiamare come in America negli anni 30, che abbia detto altre volte che stiamo regredendo un po' alla volta negli anni passati, questo lo sappiamo tutti, ma questa notizia riguarda comunque lo scottante tema dell'intervento della polizia durante gli scioperi o durante le manifestazioni degli operai. Di solito sono sempre gli operai, sono pochi gli impiegati che manifestano in piazza il loro dissenso, che gli operai fanno per difendere sia il posto di lavoro sia anche uno stipendio, sia pur magro, per arrivare alla fine del mese. Questa volta il caso è successo a Basiano, che è un comune, un piccolo comune della Brianza a pochi chilometri da Milano, e in questo paese
a Lagartico. Lagartico non sono altro che i magazzini della catena Il Gigante, una catena che credo sia una decina d'anni che passa in Italia. È un supermercato, una catena di super ed ipermercati. I lavoratori sono scesi in piazza perché non è stato rinnovato il contratto di lavoro, ma invece di deprimersi sotto il peso di una calamità innaturale hanno deciso giustamente di ribellarsi. È tempo di ribellarsi, non si può sempre chinare la testa e rimanere pronti agli eventi come pecore che si incamminano al macello. È giusto ribellarsi in qualsiasi maniera, perché è un nostro diritto costituzionale esprimere il nostro parere sulla nostra vita, sul nostro futuro, ma non solo il nostro, anche quello dei nostri figli. Viviamo in un'Italia in cui il parere del cittadino non conta niente, questo lo sappiamo. Diamo le leggi che vengono fatte senza nessuna esperienza sul campo dei nostri politici, e quindi è più che giusto e lodevole esprimere il proprio parere. Ma nel momento che noi cittadini di serie B, C, D, E, F, G, H, I fino alla Z scendiamo in piazza per difenderci, ci troviamo sempre ormai, sempre, è un'abitudine consolidata, l'intervento dei carabinieri e della polizia. Per questo ho intitolato queste mie considerazioni come in America negli anni 30, quando i cittadini in una crisi molto simile a quella che stiamo vivendo oggi scendevano in piazza per difendere il proprio diritto a vivere. Che siamo arrivati a un punto in cui dobbiamo scendere in piazza per poter vivere, non dico ormai sopravvivere, ma proprio poter vivere, cioè avere una casa, poter mangiare, poter vestirsi, poter mandare a scuola i nostri figli, cose che ormai con questa situazione economica in cui solo il potere, solo le banche hanno l'appannaggio di tutta la ricchezza in Italia, è diventato un problema di una gravità in me. Quindi c'è stato lo scopo, ci sono state botte vere, prese e date. E non è stata assolutamente una sceneggiata questa volta. Non c'erano, come dicono sempre quando succedono queste cose, degli infiltrati. È stata una battaglia, possiamo chiamare tra virgolette, sincera. Ci sono state le cariche dei militari, i sassi, le gambe spezzate, i lacrimogeni, anche con miri, purtroppo, è la paura vera, come nei film degli anni 30. E tutto questo è successo in questa epoca del governo delle banche. Sempre così, vero? Sempre così. È il capitalismo che affossa la gente. Prima il tuo parere, commenta anche tu, Rosario, era un fervorato
No, ma io capisco che sei infervorato, insomma è incazzato su questo, io mi muovo eccetera, mi stavo agitando appunto sulla sedia, qui mi sentiranno, insomma, che per semplice motivo che, come a volte, il capitalismo è sempre quello che affossa le genti, affossa le famiglie, affossa una nazione, perché non si può protestare, non si può andare avanti, andare a protestare e dire ah cavolo qui stiamo male, no, perché sennò questi banchieri farebbero una gran brutta figura, no? E secondo me anche questa è una dittatura, perché se in una manifestazione subito c'è la carica della polizia, vuol dire che c'è un tentativo di repressione. Reprimere è dittatura, da quello che penso io. Cosa dici? La repressione la lasciavamo una volta nei paesi con dittatura, no? Gli ex paesi comunisti, come diceva l'Unione Sovietica, la Cina. Dimmi Alfredo. Come sta succedendo adesso in Russia con Putin, in cui è tornata la legge della Duma, la legge del KGB. E tutte quelle cose che pensavamo ormai fossero legate solamente ai film di James Bond e ai film di spionaggio degli anni 50, 60, 70, ecco. Sì. E invece è in realtà. Dimmi Rosario. No, dicevo, invece in realtà è quello che sta accadendo. È quello che piacerebbe fare in Italia questo governo, ma come lo faceva Berlusconi, perché inutile, anche sotto il governo Berlusconi, il governo precedente, quante ne ha fatte, diciamo, di repressioni. Si trova la scusa di chi c'era, non perché c'erano gli anarchici, perché c'erano i centri sociali, i black bloc, i black black, i black blick, insomma tutte queste stronzate. Certo. Che comunque ci possa essere un'infiltrazione nelle manifestazioni da parte di gruppuscoli, e diciamo che a questi gruppuscoli interessa solo fare casino, però la stragrande maggioranza della gente che partecipa alla manifestazione è quella che interessa far ascoltare la sua voce e dire io non ci sto sul serio, insomma. Vai tranquillo, scusami sta entrata furente mia. No, ma indubbiamente Rosario. Comunque la scintilla che ha acceso questa giusta rivolta è stata quella data da 90 lavoratori egiziani della cooperativa Alma, che 4 giorni fa, quindi adesso la notizia della scorsa settimana, avevano cominciato a bloccare l'uscita delle merci dai magazzini, perché di lì a poco, il 20 giugno, giorno della scadenza del contratto con questa con questo magazzino Gartico, sarebbero stati sostituiti da un'altra cooperativa, e qua già si identifica un'altra cooperativa, la Bergamaschi, che è tutto il conquibus della questione, venivano pagati di meno. Ormai, e ve lo posso garantire anche per il lavoro che faccio, c'è una lotta al pagare meno indescrivibile. Saltano dei contratti per pochi centesimi ormai. Non interessa assolutamente se la ditta che fino a quel momento ha lavorato, sia stata brava, non abbia creato dei problemi, professionalmente seri, non ha nessun importante. L'importante è che si possano pagare qualche centesimo in meno. Indubbiamente viviamo in un attimo, ormai non è più un attimo, viviamo in un'epoca di crisi, e capisco anche il problema economico delle aziende e la loro necessità di risparmiare, però logicamente si va scendendo sempre più i gradini della professionalità, perché poi nascono in 448 delle ditte
che non hanno assolutamente le conoscenze tecniche e l'abilità per effettuare certi lavori, ma sono così create all'impronta, e per poter entrare nel giro commerciale fanno offerte a prezzi, non dico scontati, proprio da fallimento. È questa la nostra realtà. Purtroppo è la così. La vicenda, quindi, dimmi Rosario. No, dicevo, comunque purtroppo è così la situazione. La situazione va sempre più deteriorandosi, cioè nel senso, oramai siamo arrivati a un punto, cioè io credo che siamo arrivati a un punto di non ritorno tutta la situazione, sia dalla parte economica ma anche la parte, diciamo, di moralità della nostra società, insomma, dell'Italia. Perché io non vedo nulla di buono all'orizzonte, è questo che mi preoccupa, non vedo nulla di buono all'orizzonte. Cioè tu dici, va bene, facciamo sacrifici, va bene, non protestate, non scendete in piazza perché questo è un momento particolare, va bene questo, va bene quell'altro, però io non vedo nulla in prospettiva, c'è il nulla. È inutile che mi vengano a raccontare la storia dell'orso, che in Europa ci tengono in considerazione tutte le frottole, perché poi del resto sappiamo Monti chi è. Quindi automaticamente, non vedendo il nulla, io mi scoraggio, cioè nel senso mi viene uno sconforto che non finisce più, insomma. O non credi, Alfredo? No, indubbiamente. Un attimo, scusa. Indubbiamente questa è la realtà. Perfetto, con questa cosa qui hai finito, diciamo, con questa prima parte del tuo intervento, c'è qualcosa altro? Possiamo concludere? No, diciamo che no, l'iter violento è sempre uguale, non è che cambi, ormai è diventato un copione. Forse quando ci successe nel G8 la brutta vicenda della scuola Diaz fu la prova generale della violenza dei poliziotti, dei carabinieri, sì, sì, su gente indifesa. Comunque questa qua di Basiano e della fabbrica Gartico era vera e propria rivolta, ovvero pestaggio di lavoratori nelle Ramonti. Ma come sempre questa vicenda non interessa nessuno. Ci sono state delle rimostranze parlamentari anche dal segretario di Rifondazione Comunista Paolo Ferrero, che si è rivolto direttamente al governo dicendo si tratta dell'ennesimo episodio in cui lavoratori in lotta vengono bastonati dalla polizia. Visto che questo non accade a caso e che il questore di Milano segue evidentemente le indicazioni che arrivano dal ministero, è evidente che vi è una diretta responsabilità del governo dei banchieri e dei manganelli in questa scandalosa conduzione dell'ordine pubblico. Mi sembra che queste parole riassumino e puntualizzino in maniera perfetta la situazione. La situazione, sì, è vero. Perfetto. Non illudiamoci e questo sia un caso isolato. Pensi che proprio ne cadranno delle altre, insomma, altre cose del genere? Indubbiamente, questo è l'andazzo che si è creato nell'ambito delle manifestazioni di dissenso verso il governo. Siamo, come dice giustamente il segretario di Fondazione Comunista, siamo governati
dai banchieri e dalla Camera e dal Senato. Non si può scappare da qui. E si crea questa situazione estremamente disagiata in cui le banche non vengono incontro alla necessità dei cittadini. Io credo, questo è un appunto che faccio, spero di sbagliarmi, tutta questa situazione sta favorendo in maniera esponenziale due categorie che vivono sul denaro, escluse le banche: gli usurai e le finanziarie, che traggono un vantaggio enorme da questa chiusura completa del credito bancario verso i cittadini che hanno bisogno di arrivare alla fine del mese. Io direi che questa notizia la chiudiamo qua. Sì. E passiamo a un'altra notizia. Perché manda uno strumento? No, c'è poco da commentare, Alfredo, c'è proprio poco da commentare, perché qui bisognerebbe scendere con i fucili. A questo punto le prossime manifestazioni si fanno armate o non si fanno. C'è solo questo, per far capire la situazione com'è. Perché sono, secondo i grandi media nazionali, giornali e televisione, insomma, alla fine quel gruppo sparuto di operai lì sono i sovversivi che attentano alle virtù di questo Stato che ci troviamo, se mi hai capito. No, come ebbe a dire in un post, in un vecchio post, siamo alla rivoluzione francese, necessitano le barricate. Certamente, certamente. Quando la parola non conta più niente, indubbiamente bisogna passare ad altre forme. È un dolore enorme dire queste cose, perché si sperava che nel 2000 queste situazioni non si presentassero più. Invece ormai sono diventati eventi di tutti i giorni. Certo. Perché certo. Forse tante cose non vengono nemmeno dette, solo le più eclatanti arrivano ai media e arrivano a noi. Sì, sì, in effetti è così. Hai uno stacchetto o passiamo? No, passiamo al secondo. Questa volta chiediamo scusa, almeno chiedo io scusa agli amici che ci guardano. Prima la tosse. Non mettiamo nessuno stacchetto musicale perché voglio concentrare tutte le notizie. Hai capito? Voglio vedere un attimino. Molto bene. Anche perché della musica decente da mandare in questi giorni non è che ne ho trovata granché, hai capito? Quindi ho fatto una piccola ricerca e quindi ci concentriamo sulle notizie, sono già 20 minuti che stiamo andando, insomma, su questo articolo, se gli amici hanno la pazienza di ascoltare anche le altre notizie che tu ci vorrei dare, insomma, è interessante sentirle, insomma, capito? Adesso vi do un paio di notizie divertenti, ecco. Basta questa notizia della presa dagli eventi che sono successi in Brianza, è molto drammatica. Voglio adesso dare qualcosa di più estivo, più rilassante, per vedere di tirarsi su di morale. La notizia che vi do non è italiana, ogni tanto usciamo dai confini italici e questa volta andiamo in America. È una notizia incredibile perché va al di là di ogni previsione tecnico-scientifica. Addirittura potrebbe sembrare uno sketch del film con Albanese, quello in cui le vicissitudini del politico
accetto la qualunque, ma neanche il ministro Gelmini riesce ad arrivare a una soluzione politica di questo genere. Dimmi, scusate. Dicevo, neanche la Gelmini ce ne vuole, che neanche se neanche la Gelmini riuscirebbe a partorire una cosa del genere. Che è un nostro outsider proprio, è una punta di diamante. Di diamante, sì, insomma. Allora. America. Dicevi in America, cosa è successo? Con la notizia riguarda il North Carolina. Il North Carolina è uno stato delle coste piatte frastagliate, quindi non scendono le colline o le montagne a picco sul mare, ma diciamo è simile al nostro Adriatico, quindi coste piatte, più frastagliate che il nostro Adriatico, ma comunque presentano una struttura geologica di questo tipo. Ma questo non è successo solamente in North Carolina, ma anche in Virginia. Mi stai mettendo un curioso addosso, guarda. È ridicola la cosa. Il livello del mare sale a causa dei cambiamenti climatici? Non c'è problema, lo vietiamo per legge. No. Il livello del mare sa che sale, però siccome può creare dei problemi, lo vietiamo. È un po' come se, ritornando al discorso di prima, si vuol fare una manifestazione che a idea del questore potrebbe creare dei problemi, basta vietarla. Cioè, come fai a vietare che il mare si alzi? È la potenza della legge. Anche gli eventi naturali debbono sottostare alle leggi dell'uomo, perché se no non c'è possibilità. Non vedo l'ora che arrivino gli UFO a questo punto. Esatto. Logicamente verranno vietati per legge. Allora, c'è stato, il livello del mare è aumentato in maniera molto visibile in queste zone, quindi non è solo un accenno di innalzamento del livello marino, ma è proprio una situazione grave che sta mangiando le coste e si sta sempre più spostando verso l'interno. Logicamente il problema ecologico è enorme, perché quando l'acqua salata comincia a erodere la terra, viene uccisa tutta la vegetazione costiera, quindi con un danno enorme ed inequivocabile di una realtà in evoluzione, e anche enormi disagi all'uomo, ecco, perché si va a modificare sostanzialmente un ecosistema equilibrato. C'è un'evoluzione in questo caso, dice, no, in North Carolina non c'è nessuna evoluzione. La risposta di alcuni legislatori locali è semplicissima. Le misure recentemente pubblicate e il frutto di uno studio commissionato dallo Stato dell'ente che monitora, che fa monitoraggio delle coste, sono fuori legge, sono tutti dati sbagliati, quindi non esiste assolutamente la possibilità che il mare si alzi e corroda e distrugga le coste. Quindi lo scioglimento dei ghiacci non serve a niente? No, non esiste lo scioglimento dei ghiacci, voglio dire una cosa
ancora più cattiva, non esiste la Shoah, non esiste nulla, ecco. Importante cuore che lui, come si dice a Rosario, cuore, no, occhio che non vede, cuore che non duole. Abbiamo risolto, vedi come si possono risolvere. Sono poche parole e conservare, dici, casa pulita perché ha messo l'immondizia sotto lo zerbino, non la vedi? Insomma. Perfettamente. Vedi, quando il legislatore è illuminato, è in grado di risolvere qualsiasi problema. Ah certo, basta scrivere. È come se io dicessi, scusa, ti dico adesso. Dire che le notizie che sono state rilasciate dagli organi competenti sono false o inattendibili. Scusa, io ti dico adesso, non esiste il sole. Esatto, le foreste brasiliane, le foreste tropicali sono intatte, tutte cose di questo genere. Insomma, il buco dell'ozono non esiste, insomma. Non esiste, basta dire non esiste e siamo perfettamente allineati. Posso permettermi una battuta? Hanno imparato dai politici italiani. Ho paura che ci sia stata qualche infiltrazione. Quando il vecchio Silvio andava là dall'amico Obama e gli invidiava la sua abbronzatura così perfetta, faceva degli stage ai politici locali proprio per insegnare il sistema italiano di risolvere i problemi. È una notizia molto bella, incredibile, questa. Incredibile. Le misurazioni dovranno essere fatte solo usando le serie storiche, hanno detto, le quali dovranno partire dal 1900. I livelli di innalzamento delle acque dovranno essere quindi estrapolati in maniera lineare. Che cosa vuol dire questo, Rosario? Che se una palla di neve che rotola non cresce, che un uragano non accumula acqua mentre si sposta e che un solido che cade dall'alto non accelera, tutto questo è naturale. Bravo. L'erosione delle coste comunque ha portato in 50 anni un abbassamento del livello di un millimetro all'anno, quindi non è una cosa da poco. Beh, questa è una notizia veramente incredibile, che ci dà tanto d'umore e che ci dà una speranza nel futuro, perché così abbiamo trovato il problema per risolvere le nostre cose interne. Perfetto. Un commento da parte tua, un commento umoristico. Umoristico? Questo. No, cioè, allora, quale commento io posso fare a una notizia del genere? Cioè, quando si arrogano questo diritto che per legge ti dicono, cioè, qua si sta parlando di fatti climatici, no? Si parla di scienza, noi anzi siamo succubi degli eventi naturali come esseri umani, no? Apparteniamo alla terra, ma siamo su come tutto il resto della sia vegetazione sia anche animale, siamo succubi di questi eventi, no? Come può una mente così illuminata partorire una cosa del genere? Cioè, due sono le cose: sono andati in qualche ospizio, cioè in qualche ospedale psichiatrico, e sono andati a intervistare, insomma, uno di questi malati, o due, cioè, la gente è così stupida che si crede di essere al di sopra di ogni cosa, insomma. Anche al di sopra della natura, di quello che accade in natura. Esatto, Rosario, noi pensavamo di essere gli unici ad avere un governo fatto di incompetenti,
questa speranza è stata eliminata da questa notizia. Il mondo è paese. L'essere umano è uguale dappertutto, stupido. Indubbiamente l'essere umano è uguale dappertutto e non c'è possibilità di sorta di migliorare, anzi c'è una regressione. Abbiamo violato le leggi di Darwin quasi. Normalmente ci è portati verso l'evoluzione. Stiamo lentamente tornando alla regressione totale dell'uomo. Non dico fisicamente, perché adesso tutti vogliono fare ginnastica, vogliono fare esercizi, non me ne intendo molto, con Riccio sono molto pigro. Come però, me dal resto? Sì. Come me, insomma, dai. Esatto. Sì. E tutte queste manie di palestre, corse, jogging e storie varie, però nessuno ha mai pensato che se non si progredisse nella mente tutto questo non serve a niente. Però sai, mi viene parlando di mente, no? Mi viene alla mente una cosa che mi dicevano i vecchi, diciamo, di una volta, ignoranti, che non avevano una scolarizzazione alta, no? Diciamo, certo. E che diceva: chi ha troppo studiato diventa stupido. Ah, può anche darsi, Cioè, non voglio credere in questo, perché sennò veramente, insomma, vabbè, insomma, lasciamo stare, perché sennò questo, questo non è da incazzatura, però. No, ti ho detto, ti fa pensare, però ti fa sorridere, insomma, perché pensi che ci possa essere persone così. Caldo, sono molto incazzato. No, perché sennò studi troppo, vedo, ti vedo. No, ti hanno messo anche nell'angolino questa sera, e quindi quindi ma per caso siamo... scusami, per caso sei in castigo perché sei nell'angolino? Ma sai che io ogni volta cambio location, come nel film. Sì, in effetti. Una notizia divertente del North Carolina: non illudiamoci che in Italia le cose vadano meglio. Ormai l'esperienza di un governo tecnico ci ha insegnato che la scelta oculata del governo per ricoprire cariche tecniche è veramente invidiabile. Più uno è fuori dall'argomento in cui tratta il luogo di assunzione, più ha meriti per poter rivestire quella carica. Ormai è un mese che viviamo nel terrore del terremoto, e proprio in questo periodo gli utenti di Twitter e di Facebook hanno scoperto che abbiamo un Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia molto efficiente. Infatti, pensate che solo su Twitter ci sono più di 70.000 follower, cioè vengono seguiti da più di 70.000 utenti. È quasi un risultato da rockstar, come i cantanti, gli attori e tutti i personaggi del mondo dello spettacolo. E tutto perché tramite queste notizie date su Twitter chiunque è in grado di essere aggiornato in tempo reale sulla situazione del terremoto, quindi le scosse, le previsioni, i rischi, tutto questo grosso problema che stiamo vivendo. Finora è andato tutto bene,
ma è stato sostituito in questi giorni il direttore generale. Quindi tutte le redini, possiamo chiamarle così, operative di questo istituto sono state rimesse nelle mani di Massimo Ghilardi. Vediamo chi è questo Massimo Ghilardi, nuovo direttore generale. È un carabiniere di leva, però a livello di istruzione, cioè di lauree, non ha nulla a che fare con il problema dei terremoti e dei vulcani. Quindi non viene fuori da un istituto o da una laurea tecnica, non è un geologo, non è un vulcanologo, è semplicemente un laureato in scienze motorie, quindi se non erro all'ISEF, presso l'Università Cattolica di Brescia, e in più è anche laureato in sociologia politica urbino. En passant possiamo dire che è iscritto all'albo dei promotori finanziari e, ecco, questa è l'unica qualifica che ha deciso, che è stata decisiva nella sua scelta per metterlo a capo dell'Istituto di Geofisica e Vulcanologia, è consigliere comunale del PDL a Chiari, che è un piccolo comune lombardo. Ma oltre a questa carica politica ne ha ancora un'altra più importante: appartiene alla banda dei bresciani, che in questo caso non è una banda mafiosa, non è un clan mafioso, ma è un gruppo di bresciani che l'ex ministro dell'istruzione, la Gelmini, salta sempre fuori questo nome, ha voluto a Roma per coordinare il suo lavoro. Quindi vedete che un laureato in scienze motorie, un insegnante di ginnastica in definitiva, è capo di un istituto così importante in Italia, specialmente in questo momento storico. Infatti è stata lei a nominare, con chiamata diretta addirittura, ma anche come risultato. Dimmi, Rosario. No, dico proprio direttamente, senza fare un concorso, una cosa del genere. Vabbè, i concorsi cosa servono in Italia? Intanto in tutti i concorsi è una presa, scusatemi amici, una presa per il culo per tutti i migliaia di persone che vi partecipano, con fatica e spesa, come nei concorsi dei medici, nei concorsi di qualsiasi genere, il candidato è già scelto a priori, quindi non esistono concorsi in Italia. Oggi vanno migliaia di persone per un posto unico. Anche qua bisognerebbe parlare, ma io penso che Rosario abbia più esperienza in questo caso per il lavoro che fa. Quindi allora questo Ghilardi Massimo è a capo della Direzione Generale di Ricerca del MIUR, che è un altro istituto parallelo, con uno stipendio base poverino, quindi estremamente uno stipendio da fame, di 106.628 euro all'anno. E la motivazione molto seria, molto ponderata anche questa, per comprovate qualifiche e esperienze professionali. Però gli altri si chiedono: ma quali esperienze professionali? Non ha vissuto neanche in un posto dove c'è stato il terremoto. Non è vissuto in un posto dove c'è stato il terremoto. No, infatti l'unica esperienza professionale che ha è quella legata al partito del PDL, è un'esperienza puramente contabile. Ha avuto infatti l'incarico di tesoriere
della corrente Fondazione Piedellina Liberamente, si chiama, capitanata da Franco Frattini, dalla Gelmini e da Valducci. Quella è l'unica esperienza. Forse potrà fare redigere la contabilità dei monumenti e degli edifici distrutti, con cattiveria dico quella dei morti e dei feriti, ma più in là di così non credo che possa arrivare. L'ANPRI, che è l'Associazione Nazionale Professionale per la Ricerca, quindi qualificata a dare un giudizio su questa vicissitudine italiana, ha annunciato in un comunicato la nomina del Ghilardi, dicendo: l'attuale dirigente ministeriale al MIUR, ivi chiamato dalla sua conterranea Maria Stella Gellini, sarà il prossimo direttore generale dell'Istituto Generale di Geofisica e Vulcanologia. Il CDA, pur non all'unanimità, ha evidentemente trovato interessante tale curriculum, forse perché porterà all'ente nuove competenze finora mancanti. E quali sarebbero? Ah, adesso te lo dico. Quello ha le competenze non ne ha assolutamente. Le competenze sono solo quelle politiche. Si capiva questo. Quindi non veniamo a parlare di un governo di tecnici, veniamo a parlare del vecchio sistema caro e provato delle competenze politiche, perché è questo la verità che noi viviamo. Non si scappa, cioè tutto deve essere politico, e purtroppo dobbiamo dire, specialmente noi, io, Rosario, che non siamo proprio di primo pelo, che una bella differenza c'è tra la politica degli anni 60-70, cioè la politica del dopoguerra, in cui nel bene o nel male esistevano dei veri politici, persone che da quando erano bambini si interessavano di politica, prima a livello giovanile, poi a livello organizzativo, e poi le scuole di politica che insegnavano la tecnica che doveva adottare un uomo che, o una donna che arrivasse al soglio quasi papale, a maestà, sì, in effetti, al soglio del Parlamento. Adesso le veline, i presentatori, gli attori, così, vabbè, lasciamo perdere. Comunque, come dicevo, la barzelletta all'italiana. Una barzelletta all'italiana, ecco. Ci troviamo quindi con questo Ghilardi, professore all'ISEF di scienze motorie, con questa nomina. È una cosa triste. Questa nomina comunque era già stata discussa con un'interrogazione parlamentare del vicepresidente dei deputati del Partito Democratico Alessandro Maran, che un anno fa chiese spiegazioni sulle reali competenze professionali di questo Massimo Ghilardi. Cioè, erano dei grandi misteri made in Italy, ecco, questo, che tra le altre cose è anche responsabile. E qua saltano fuori i soldi, qui salta fuori la mazzetta, e anche responsabile
dell'Ufficio di Vigilanza e Finanziamento degli Enti di Ricerca del Ministro e gestisce un portafoglio non piccolo, ma un portafoglio di 915 milioni di euro. Capperi. Vabbè, forse la sua esperienza a gestire la contabilità di un piccolo gruppo del PDL mi avrà consentito di poter gestire 915 milioni di euro. E questa è la domanda. È una bella domanda che non avrà mai una risposta, però. No, ma come tutte le domande, come tutte le domande che ci facciamo noi cittadini di serie intima, non avranno mai una risposta. Molto c'è bene. Anche chi ha commentato in maniera ancora più divertente questa nuova dirigenza, forse insegnerà ai dipendenti del Ministero di fare una corsettina intorno all'edificio del Ministero e all'istituto in modo per poter... No, mi è venuta un'idea. È quello l'idea. Insegnare la gente a correre. Esatto. Quando c'è un terremoto... No, quando c'è un terremoto... Corrono più veloci. Veniamo ad usare, forse useremo il sistema giapponese e cinese, e tu sai che in tutte le fabbriche, in tutti i posti di lavoro è obbligatorio nell'intervallo del pranzo di fare un po' di ginnastica, e quindi forse questa scelta oculata e molto tecnica consentirà di rendere i nostri ministeri, i nostri luoghi di lavoro molto più attivi. Certo. Io ho pensato da riccio incazzato anch'io a questa situazione e ho cercato una risposta a questa elezione e forse l'ho trovata. Forse quando hanno visto sul curriculum di questo Ghilardi Massimo, 45enne carabiniere di leva, scienze motorie, hanno subito detto: questo ci cade come il formaggio sui maccheroni, più scienza motoria di un terremoto non esiste. Sì. Bisognerebbe fare la domanda alla Germina. Io credo che sia l'unico allaccio che possiamo avere tra il curriculum di questo nuovo direttore generale dell'Istituto di Geofisica e Vulcanologia e le sue esperienze universitarie. Io credo che qua siamo ormai arrivati alla frutta come notizie. Certo. Volevo chiudere solamente questa serata con il vostro vaso di Pandora con un'annotazione che ho letto su Facebook proprio oggi. La santità delle persone si misura con le parole o con i fatti? E vi spiego subito il motivo di questa mia domanda, come si diceva una volta, pleonastica, ora si dice retorica. È in Italia per un ciclo di conferenze Sua Santità il Dalai Lama, è a Milano, e quindi ho voluto fare un paragone. Abbiamo in questo momento sul nostro suolo italico due santità: Sua Santità Benedetto XVI e Sua Santità il Dalai Lama. A parte le differenze colossali che esistono tra le due persone,
mentre il Papa è ancorato ancora al passato e non conosce assolutamente nessuna apertura mentale verso il futuro, mentre il Dalai Lama è totalmente proiettato verso il futuro, e il tema del terremoto e delle persone in gravi difficoltà che stanno vivendo nella nostra terra emiliana è stato affrontato in maniera completamente diversa. Il Papa, a cui va l'8 per mille di milioni di redditi, quindi un incremento di capitale del Vaticano enorme, l'unica cosa che sa fare per chi soffre nella contingenza di un terremoto, quindi della perdita di lavoro, della perdita della casa, è quella di fare, di dire preghiere. Il Dalai Lama, che ha già tanti problemi nella sua nazione, il Tibet, e sapete benissimo la situazione del Tibet, è continuamente oppresso dalla violenza cinese, ha elargito $50.000 per le zone terremotate. Io credo che le azioni in situazioni di questo genere siano più illuminanti delle preghiere, e quindi io ringrazierei personalmente questo santuomo, il Dalai Lama, e Sua Santità il Dalai Lama, per avere oltreportato la sua parola sempre proiettata verso il futuro, anche se piccolo, comunque un aiuto agli emiliani che hanno perso la casa, hanno perso gli affetti, hanno perso il lavoro. Io, Rosario, dopo questa notizia ringrazierei tutti gli amici che ci hanno ascoltato. Bene. E alla prossima, sperando che non sia così caldo, ecco, o speriamo di avere delle notizie divertenti che ci rallegrano e ci rinfrescano, che ci facciano un po' sorridere, dai. Esattamente. Bene, allora diamo l'appuntamento ai nostri amici la prossima settimana con il vaso di Pandoro, l'incontro con il Riccio Incazzato. Vi saluto caramente tutti quanti, seguiteci su Sites Web TV, perché ci sono tante cose belle ancora che bollono in pentola, e quindi speriamo di fare sempre, diciamo, di accontentarvi sempre. E soprattutto dico agli amici che ci stanno guardando, insomma, scrivete a Riccio Incazzato. L'email del Riccio Incazzato è riccio.incazzato@sites.com, oppure scriveteci direttamente a noi, info@sites.com. Ma volevo fare un appello: andate a votare sul blog www.siteswebradio.net, andate a votare quale nome dare al network, cioè ci chiameremo Sites Network o Sites Web Network. Bene, abbiamo messo sul blog questa scelta, ognuno può fare la propria scelta tranquillamente, in coscienza, e chi avrà più punteggio di queste due domande, la domanda che risulterà vincente, bene, quella diventerà, diciamo, il nuovo nome di tutto il network o web network di Sites, cioè Sites Web TV, Sites Web Radio, Sites Web Blog, sito, eccetera. E in questi giorni metterò su il nuovo sito, mi raccomando, andatelo a guardare su www.sitewebradio.it. Bene, un caro saluto a tutti quanti, e da Sites e dal Riccio Incazzato, oggi troppo caldato per essere così pungente. Un ciao a tutti quanti, ciao ciao.